ha suonato 10 minuti fa il postino e ta-da-da-da! Allora, ebbene sì, altre Yankee Candle. Avevo fatto un altro, diciamo, ordine grande parecchi mesi fa, sarà stato novembre, se non ricordo male. Magari vi lascio qui il video. E abbiamo rifatto un altro ordine, anche perché sono uscite tantissime Yankee nuove, quindi potevo non provarle? No. Tra l'altro, rispetto all'altra volta, il sito è stato molto più veloce, perché vi dico che abbiamo ordinato il 27 gennaio, sto leggendo dal foglio, il 28 hanno spedito e oggi è 4 febbraio, ci è arrivato. E ho trovato comunque che sia super veloce, e soprattutto essendo posta normale, quindi non con un corriere. E di solito a me arrivano le cose sempre in ritardo con la posta normale, e invece sono rimasta davvero contenta. La scorsa volta, se non sbaglio, ci avevano messo di più. Allora, vi dico che sono parecchie cose, quindi inizio subito. Non vi so dire tutti i prezzi perché sono tutti diversi fra loro, e tra l'altro qui sulla fattura ce li ho scritti in sterline, quindi mentre parlo apparirà da qualche parte il prezzo in euro, che così ve lo converto già e appunto lo metto mentre parlo, che altrimenti diventiamo scemi perché poi ci confondiamo tra sterline e euro e faccio un pasticcio. Vi dico che sono tutte tartine, sono davvero un bel po'. Oltretutto, appena ho aperto il pacchetto è arrivata una svampa allucinante e molte si sono un po' mischiati gli odori, però voglio comunque cercare di essere utile in qualche modo. Sono arrivate tutte in questa scatolina appunto di cartone che vi ho fatto vedere prima che l'ho alzata. Iniziamo subito. Abbiamo preso questa qui che è Shea Butter, che tra l'altro è arrivata un pochino sfragnata, però vabbè, cioè il minimo, e ha un odore, a me ricorda un bagnoschiuma, non so perché, percepisco l'odore di burro, ma non è assolutamente stucchevole, me le sono già sniffate tutte quante prima, perché ho detto, oddio, magari c'è qualche odore strano, e alcuni vi dico già che non saprò mai descrivervele. Comunque qui si percepisce una nota di burro, però non è assolutamente stucchevole. Rimane molto molto delicata, sa un po', non so se di detersivo o di bagnoschiuma, comunque un odore davvero molto molto delicato. Poi abbiamo preso Pink Hibiscus. Questa volta ce ne sono molte floreali, strano perché non è da noi. E devo dire che questa è davvero buona perché ha una nota floreale ma molto leggera e allo stesso tempo anche molto fresca. E quindi, boh, mi piace, perché a noi quelli floreali piacciono, ma se stanno troppo troppo di fiori, un po' danno un po' fastidio. E quindi questa non sembra affatto male. Poi, Lake Sunset. Questa non ve la saprò mai descrivere, ma vi giuro che è buonissima. Ha un odore molto molto delicato. Sì, molto, non lo so, anche questa mi ricorda come altre Yankee, come ad esempio quella arancione, non mi ricordo mai come si chiama, Amber Moon, e mi ricorda un po' anche questa un profumo, tipo un profumo, proprio un profumo, boh, non lo so. E questa volta abbiamo preso tutte quante tarte da... abbiamo preso tutte tarte diverse perché ne volevamo provare parecchie, tranne di una che ne abbiamo prese tre. Comunque, detto ciò, abbiamo poi preso Wood Oasis. Non vi nego che molte, comunque le descrizioni lasciano un po' a desiderare sul sito, e non vi nego che molte le abbiamo prese proprio istintivamente, tipo ad esempio di questa ci ispirava il disegnino sopra perché ci sapeva di qualcosa di rilassante. E quindi boh. E questa sinceramente non mi fa impazzire perché è parecchio aromatizzata, e a me quelle molto aromatizzate non mi piacciono tantissimo, però vi farò poi insomma sapere una volta accesa. Poi abbiamo Black Plum Blossom, anche questa qui è floreale
ed è davvero buonissima questa, perché anche questo è un floreale molto molto delicato e sembra davvero buonissima, non vedo l'ora di provarle. Poi abbiamo preso questa qui nera, che è la Black Coconut, che vedevo spessissimo anche su YouTube da vari youtuber, che a me onestamente non fa impazzire, cioè la trovo troppo stucchevole. Però poi tocca, cioè bisogna sempre vedere una volta accese quando emana la fragranza se magari cambia e diventa magari più piacevole. Poi abbiamo preso Bay Leaf Reef, che è questa qui. Questa ha un odore, cioè, spettacolare. A me ricorda qualcosa tipo un po' il muschio, non lo so, no, muschio. Non so manco che cosa sono queste cose nel disegnino. Onestamente non lo so. Però ricorda leggermente Christmas Garland, secondo me, perché ha questa nota molto molto fresca che prevale tantissimo, ma allo stesso tempo è anche un profumo molto delicato. È davvero buona questa. Questa mi piace. Poi abbiamo preso Champaca Blossom. Ci siamo dati ai fiori. Questa sembra davvero un floreale buono, cioè un floreale delicato. Anche se questa la sento davvero poco, ad essere sincera. Molte erano scontate, quindi insomma vedrete poi i prezzi. E ve li lascio anche tutti quanti scritti giù nell'info box, così avete tutto quanto scritto, insomma. E abbiamo preso, io già non usavo, Garden Sweet Pea. Questa, se non sbaglio, è una di quelle che abbiamo pagato meno. E anche questa sembra avere un profumo molto molto delicato. Poi un pochino si sono mischiate, quindi quelle floreali non riesco a distinguere bene le note floreali all'interno, però sento assolutamente che è un profumo molto delicato, come piacciono a noi. Poi una che è stata una delusione quando l'ho sniffata prima, ero fomentatissima, tra l'altro ne volevo prendere più di una, meno male che non l'ho fatto, è Moroccan Argan Oil. Ero partita fomentata perché ho l'olio d'argan per i capelli e profuma, ha veramente un buonissimo profumo. Quindi io capirei, ho letto argan, ah sì, prendiamola. Invece c'è... È davvero fortissima questa. Questa secondo me anche da accesa non mi piacerà, ve lo so già dire. Io sento tipo cannella, non lo so, io sento proprio molto 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 forte e speziata, come a me proprio non piacciono. Quindi questa per ora è un po' una delusione. Poi ovviamente, come, cioè, vi saprò dire poi col tempo, quando l'accenderò. Poi abbiamo preso una che avete già visto nei miei video, che è Turquoise Sky, che io la amo. Cioè, vi giuro, tra l'altro questa è stata la mia primissima Yankee che ho provato. E perché appunto l'avevo annusata, tra l'altro non mi ricordo dove l'avevo comprata, forse proprio al negozio Yankee di Roma 2. E questa è davvero favolosa, sa di mare, a me ricorda le spa, i massaggi, la spiaggia, cioè a me rilassa da impazzire questa. Poi abbiamo ripreso Christmas Garland, che queste ne avevamo prese tipo 8 la scorsa volta, le abbiamo finite tutte e vi giuro questa è buonissima, io l'adoro. Io penso che continuerò a comprarla anche in estate questo alpino, e poi tra l'altro per il raffreddore è una mano santa, credetemi. E poi abbiamo preso 3, che appunto era quello che vi dicevo prima, all'aloe, che l'avevo provata perché l'avevo presa in un video haul, la feci vedere, l'avevo presa alla Coin e vi giuro è buonissimo. Questa l'ho già provata, per questo ne ho prese anche 3 ed è favolosa e ha un odore molto molto fresco e anche nella camera rimane tantissimo. Ah, forse ve ne ho parlato anche nell'ultimo video dei prodotti finiti, se non mi ricordo male, e si sentiva addirittura il giorno dopo in camera.
E il mio ragazzo ha detto che secondo lui batte Midnight Summer Night, non si chiama così, Midsummer Night, una cosa del genere, e Turquoise Sky, che sono diciamo fra le nostre preferite. Secondo lui questa le batte. Quindi, e poi ne abbiamo prese due, che ve le feci vedere anche l'altra volta che avevo sempre acquistato da questo sito, che sono diverse da tutte le altre, perché tutte le altre hanno il bordino frastagliato che tutte conoscete, invece queste qui sono tutte tonde e hanno un disegno, da qui non so se lo vedete, eccolo qua sopra si vede, e hanno un disegno scolpito sopra, diciamo. Non so se sono le vecchie Yankee o sono un'altra linea. So solo dirvi che ne avevamo provata una ed era buonissima. È anche un pochino più grande, non so se a livello di grammi lo è realmente o è solo un'impressione ottica, non lo so. E sembra un pochino più grande delle altre e ha un odore fantastico. Secondo me profuma ancora di più delle tarte normali. Abbiamo preso questa qui, Refresh, che appunto c'è scritto che è al mandarino, eucalipto e sage, forse salvia. Ed ha... No, ragazzi. Oddio. Ha un odore buonissimo, è tipo fresco. Si sente la nota agrumata, ma non prevale. È davvero buonissima. Sì. E queste io non le ho mai viste al negozio, nemmeno al negozio proprio delle Yankee, quello che sta a Roma 2. Non so dove le potete trovare a parte sul sito. E poi abbiamo ripreso quella che avevamo provato la volta scorsa, che è Tranquil, che è alla menta, sale marino e water lily. Non so cos'è. C'è un fiore disegnato, sarà forse la ninfea, sembra vederla così, non lo so. E questa, ragazzi, è buonissima. Questa qui sento tantissimo l'odore del sale marino io. Secondo me prevale davvero molto. Però è un insieme, cioè entrambe queste qui hanno un insieme di fragranze molto molto fresche e persistenti che secondo me sono molto più profumate delle Yankee normali. Vengono anche un pochino di più, però secondo me li vale tutti. E niente, queste erano tutte quante. In totale abbiamo speso 19 sterline 83 e di spedizione 2 sterline 95, quindi per un totale di 22 e 78 sterline. Vi lascio scritto sia qui che sotto tutte le conversioni. E come vi ho detto, è arrivato davvero in fretta, quindi sono stata super contenta. In tutto ciò non vi ho detto il nome del sito, che è www.yankee.co.uk, che vi lascio il link sotto. Ci tengo a dire che non è assolutamente una collaborazione, ma ho comprato io ed è un sito davvero fantastico, anche perché sinceramente adesso, da quando sto comprando su questo sito, ogni volta che vado alla Coin me le sniffo, mi segno qualche nome e poi sinceramente faccio l'ordine. Perché quando devo lasciare 2,10 € per una tarte, quando convertiti queste qui vengono 1 euro, 1,30 euro, 1,20 euro, 1,60 euro, comunque il risparmio secondo me c'è, si nota tanto, cioè basta, io non so come farvi vedere perché ce l'ho tutte sul tavolo, cioè ho una marea di Yankee, ma vi giuro davvero tante. E avrei speso molto di più sicuramente comprandole tutte quante alla Coin. Oltretutto, le coin, specialmente alcune, hanno pochissima scelta di Yankee. Devo dire che io qui vicino casa ho quella di Cinecittà 2 che è abbastanza fornita. Però, ad esempio, sono stata dentro a quella a Porte di Roma, ne aveva pochissime, no, tipo 4. Quindi, e tra l'altro in giro io alcune di queste nuove ancora non le ho mai viste e come non ho mai visto queste qui tutte tonde che vi ho fatto vedere adesso. E quindi sono super entusiasta io di aver scoperto appunto questo sito. E niente ragazzi, dopo questo sniffoso vi saluto e vi farò sapere poi insomma quali sono state le mie preferite, sempre penso o tramite i prodotti finiti.
o magari faccio un video apposta, boh, non lo so, magari fatemi sapere nei commenti e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra Yankee preferita. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!